tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Fanno schifo. Se ci capita un'urgenza, noi moriamo per le strade. Prosegue la manifestazione di protesta a Sasso Corvaro. Sindaco Grossi, ho l'appoggio dei cittadini e combatteremo insieme per il diritto alla salute. In difesa del Santa Croce, il sindaco Seri presenta un ordine del giorno: ridurre le liste d'attesa e garantire H24 la chirurgia d'emergenza. Tragedia sfiorata in A14 per un tamponamento fra tir. Un uomo esce dalla cabina accartocciata con dolori lancinanti alle gambe, ma è salvo. Falso allarme bomba nel porto di Pesaro per una vecchia bombola del gas arrugginita. Il Battisti è salvo e per quest'anno mantiene la sua autonomia, ripristinati anche i corsi serali. Cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la protesta di sindaci dell'entroterra contro le delibere della giunta regionale che sono destinate a trasformare le case della salute in ospedali di comunità, ma anche a chiudere i punti nascita sotto i 500 parti l'anno. Oggi Lino Balestra è andato per noi a Sasso Corvaro, dove il sindaco ha trascorso la notte incatenato alla struttura dell'ospedale. Determinato, convinto e supportato dai suoi cittadini. È Daniele Grossi, sindaco di Sasso Corvaro, che con il suo collega Urbinate Gambini si è incatenato martedì scorso all'ospedale Lanciarini per far sì che la Regione Marche ritiri la delibera 735 e le successive determine che hanno ridimensionato i piccoli ospedali facendoli diventare ospedali di comunità, riorganizzando così l'intero servizio sul territorio del Montefeltro. Una battaglia condivisa da tutto l'entroterra che vede sul piede di guerra ben 55 sindaci e 59 comuni. Si sta minacciando un diritto alla salute e alla cura pubblica dei cittadini, di oltre 30.000 cittadini che vivono nell'entroterra, che hanno deciso di vivere nell'entroterra. Perché abbiamo, non dimentichiamoci, abbiamo nonni e padri che hanno investito nel nostro territorio, abbiamo delle aziende a livello quasi industriale potenti nel nostro territorio, quindi ci sono famiglie che credono in questo territorio, che hanno investito in questo territorio ed è un nostro diritto abitare in questo territorio, garantendo ai nostri cittadini quello che gli aspetta, e innanzitutto è il diritto alla cura e alla sanità pubblica. Io non ci sto alle nuove delibere regionali, alle nuove determine, perché Sasso Corvaro, il presidio ospedaliero di Sasso Corvaro, aveva già pagato. Ricordiamoci che nel 2003 è stata chiusa una chirurgia per lasciare spazio a una società pubblica privata che si chiamava Montefeltro Salute. Quella società che la nuova giunta regionale ha deciso di chiudere, nonostante il parere favorevole della sperimentazione. Con la 991 è stata chiusa la Montefeltro Salute, andando ad interpello per individuare una nuova azienda privata accreditata con la regione. E nella 991 c'era scritto ben chiaro che dal 1° gennaio sarebbero stati garantiti sia il nome del privato che il servizio. Ad oggi qui a Sasso Corvaro, vi invito a girare, non troverete né privato né i servizi. Quindi per me è un'interruzione del pubblico servizio questo. Porteremo avanti questa protesta per riavere quello che ci vogliono togliere. Intanto per ripristinare le condizioni al 20 di dicembre 2015, quando ancora quel poco servizio che avevamo funzionava. Il Lanciarini, caduto sotto la mannaia della delibera della giunta Ceriscioli, ha perso così i suoi 25 posti di lungo degenza, costringendo in futuro i pazienti ad essere indirizzati verso altre strutture come Urbino e Pergola, molto disagevoli viste le distanze e le strade. Oltre al danno anche la beffa, dice il sindaco Grossi, dato che la delibera è datata il 22 di dicembre ed è arrivata la vigilia di Natale. Purtroppo non ho potuto passare neanche delle belle vacanze perché queste cose sono arrivate alla vigilia, il 24. E ho studiato, ho iniziato a leggere e c'era scritto ben chiaro che se si chiama ospedale di comunità, nell'ospedale di comunità previsto dalla 914 non ci sono posti di lunga degenza. E al fianco del sindaco oggi c'erano anche i cittadini di Sasso Corvaro che si sono uniti alla protesta organizzando una raccolta firme.
È una vergogna. Questa è vergogna veramente. È una vergogna. E qui a Sasso Corvaro il comitato in difesa del Lanciarini ha le idee ben chiare. Sono incatenati H24 con la struttura dell'ospedale attraverso una catena e raccolgono firme. E poi stanno anche inscenando in questo momento proprio una manifestazione di protesta con tanto di bara e tanto di cartellone per significare il loro disappunto totale su questa decisione della regione. Qui è il punto di riferimento per tutti. Io con i miei ho sempre avuto bisogno, li ho sempre portati qui. Se non c'erano questi qui non si salvavano, perché mio babbo ha avuto un'ischemia intestinale. Se non lo fermavano qui, che lo fermavano, che arrivava in Urbino, no. La mia mamma ha avuto un ictus, l'hanno fermata qui, poi l'hanno mandata in Urbino. Poi l'hanno riportata qua. Per noi questo è un punto che non si può togliere. Anche uno che non capisce arriva a dire questo è il centro. Togliendo questo... siamo tutti condannati alla morte. Io lo so perché Natale, Pasqua, sempre ricoverato col figlio. Allora, avere l'ospedale vicino... mi sa che cos'è. Lo so che cos'è. Questo è un ospedale che è sempre stato invidiato da tutte le altre. Poi ci ho lavorato 40 anni qui. Ah, ecco, quindi voglio dire, l'ho visto nascere l'ospedale di Sasso Corvaro. E qui abbiamo i migliori medici, li abbiamo avuti qua, quindi professor Platania, professor Belbusti, professor Donati, professor De Rio, professor Gozzetti, è stato il primo medico a Sant'Orsola ad operare, a fare il trapianto del fegato. È importante che ci sia un punto di primo intervento nei dintorni, calcolando che molte persone sono costrette a arrivare, se ci arrivano Urbino, Pesaro... ci si arriva? Tanti chilometri. Esatto, calcolando com'è la strada, perché poi anche la strada non è che sia tanto bella, quindi... io credo sia necessario e dovuto. Ecco, voi siete giovani come età, le persone anziane però sono molto preoccupate, però anche per voi può essere importante. Può essere importante e utile anche per dislocare un po' Urbino, visto che è piena di c'è un'utenza maggiore, qui potrebbe aiutare un pochino Urbino a gestire meglio la situazione e per le persone anziane ancora di più, visto che qui credo ce ne siano diverse. Non abbiamo solo Sasso Corvaro e Mercatale, c'è Carpegna, c'è Villa Grande, c'è Sestino, c'è Belforte, c'è Pian di Meleto, Lunano, Casinina. Io questo so che cosa vuol dire, mi hanno salvato la vita ai miei familiari, la mia seconda casa è l'ospedale. Io quando ho avuto l'urgenza giravo la macchina, venivo su, ho risolto tutti i problemi e ci mandano allo sbaraglio di tutto, è una vergogna. I politici farebbero bene a essere più umani, non il politico. Stiamo raccogliendo delle firme, prima abbiamo cominciato con delle firme, nome, residenza e firma, e adesso invece si è aggiunto il documento per dare ulteriore visibilità alla cosa e un valore giuridico se ne può avere, per cui meglio così. È stato detto. Quanti siete? Siamo diversi, abbiamo delle turnazioni che coprono fino a venerdì per adesso. Per cui comprendo tutto l'arco della giornata, le 24 ore. Siete veramente incatenati, in solidale, proprio, quindi siete proprio attaccati alla sigla. Attaccati in tutti i sensi. Difendiamo questa realtà, quello che ne resta, cercando di migliorarla, perché peggio di così non si può. Signora, allora ha firmato? Sì. Perché ha firmato? Perché da ste per l'ospedale du Candem, a Moriso Tampont. Vi sentite isolati? Altro che isolati, siamo in montagna tra le macchie. Quindi raggiungere Urbino o Pergola è un po' distante? Prima di arrivare là morì dentro la Croce Rossa, se c'è. Rimaniamo sul tema della sanità, perché il sindaco di Fano Massimo Seri ha presentato un ordine del giorno da sottoporre lunedì 18 gennaio al Consiglio Comunale Monotematico, al quale parteciperà anche il presidente della regione Luca Ceriscioli. Nel documento si impegna ad attivarsi in difesa del Santa Croce per garantire una sanità pubblica di qualità. Seri chiede che vengano ridotti i tempi delle liste d'attesa e che si riveda l'atto aziendale per procedere velocemente verso il processo di integrazione tra i due ospedali su basi di pari dignità, garantendo quindi servizi come la chirurgia d'emergenza H24 e investendo sulla vocazione medica e materno-infantile del nosocomio fanese. Ribadisce inoltre il sito di Chiaruccia come luogo più idoneo per costruire il nuovo ospedale.
Falso allarme bomba oggi a Pesaro per una vecchia bombola di gas abbandonata al molo di Levante, probabilmente da un pescatore che se l'è ritrovata fra le reti e invece di smaltirla correttamente l'ha lasciata vicino alla rotatoria Bruscoli. Un passante ha avvisato la Polizia di Stato e la Questura ha attivato il dispositivo di sicurezza. In pochi minuti sono arrivate le pattuglie della Polizia e della Guardia Costiera, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale che dopo aver interdetto l'aria e allontanato i passanti hanno messo in sicurezza la zona. Il personale tecnico ha capito subito che non si trattava di un ordigno esplosivo ma di una bombola molto arrugginita che è stata poi smaltita dall'ASPES. E un tamponamento fra mezzi pesanti è accaduto invece la notte scorsa, poco prima delle 3, lungo l'autostrada 14 all'altezza del casello di Fano. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due tir che procedevano in direzione nord. Per cause ancora in corso di accertamento, gli autoarticolati sono entrati in collisione e l'autista del mezzo che ha tamponato, un quarantenne torinese residente a Bari, è stato trasportato dai sanitari del 118 al San Salvatore di Pesaro. L'uomo ha riportato diverse fratture agli arti inferiori, ma le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Illeso invece è l'altro conducente. Sul posto anche gli agenti della Polizia Autostradale e una squadra dei Vigili del Fuoco di Fano intervenuti per fornire l'illuminazione e ripulire l'asfalto da una perdita di gasolio. Un altro incidente è accaduto invece oggi pomeriggio in via Ciro Menotti a Fano, dove sono entrati in collisione due ciclisti. Nell'urto è rimasta ferita una 27enne fanese, ma la giovane non dovrebbe essere in gravi condizioni. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Ancora cronaca, alcune sterpaglie sono andate a fuoco ieri sera intorno alle 21 lungo la strada in località San Sebastiano a Mondolfo. Sul posto i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento il rogo. A bruciare sono state in particolare le foglie secche accumulate dal vento. Poi la mano dell'uomo ha fatto il resto, probabilmente a provocare l'incendio è stato un mozzicone di sigaretta ancora acceso buttato incautamente da qualche automobilista di passaggio. Cambiamo argomento, l'Istituto Battisti di Fano è salvo e mantiene la sua autonomia per quest'anno. Lo annuncia il consigliere regionale e vicepresidente della Commissione di Istruzione, Mirko Carloni, che ha definito l'atto discusso in Regione una grande vittoria per centinaia di studenti e per l'intera città. Con l'approvazione del suo emendamento sono stati anche ripristinati i corsi serali. La realtà è più avanti, viaggio nell'Italia che cambia. Il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato sera al Teatro di San Costanzo e parte dei proventi saranno devoluti all'Associazione Maruzza. Sono già più di 3 anni da quando un sognatore partì con il suo camper, curioso viaggiatore, per andare a cercare lungo il nostro stivale l'Italia in cambiamento, trovando un gran fermento. Dall'incontro del giornalista d'inchiesta Daniel Tarozzi con il cantautore marchigiano Stefano Fucili, già collaboratore di Lucio Dalla, è nata l'idea di realizzare uno spettacolo per raccontare con leggerezza e passione l'Italia che cambia. Così i due hanno coinvolto il regista e attore teatrale Fabrizio Bartolucci, collaboratore di Dario Fo e Giorgio Albertazzi, e partendo dal testo di Tarozzi attraverso le canzoni di Fucili ha ideato insieme ai colleghi lo spettacolo intitolato La realtà è più avanti, viaggio nell'Italia che cambia, in programma per sabato 16 gennaio alle ore 21:15 al Teatro della Concordia di San Costanzo. Ci siamo incontrati all'Emporio da Gerico qua a Fano in un incontro che lui faceva con le tante realtà virtuose e belle delle Marche, dai gruppi di acquisto solidale, RES eccetera. E io avevo da poco prodotto un album che si chiama Vita Libera, che parla proprio di queste tematiche di crescita felice, risparmio energetico, e da lì confrontandoci ci è venuta l'idea di lavorare su questo progetto. E che appunto avrà anche uno scopo benefico. Sì, perché parte del ricavato andrà a favore dell'Associazione Maruzza Marche, Regione Marche Onlus, per formare personale specializzato nelle cure palliative pediatriche per i bambini a cui teniamo noi con la nostra associazione Note Mute. Quando facciamo degli spettacoli li facciamo sempre anche cercando di collaborare con Maruzza. Durante la serata verranno presentate storie mai raccontate, lontano dai riflettori dei mass media. C'è un'Italia che già oggi sta costruendo un altro modo di vivere, lavorare, creare relazioni ed economia per un futuro possibile.
possibile e sostenibile. Per oltre 3 anni Tarozzi ha girato in camper tutte le regioni d'Italia incontrando oltre 400 diverse realtà, dall'imprenditore ai giovani, dall'attivista al contadino, dalla casalinga al manager fino ai luoghi, mano alla mafia, che sono stati liberati. Imprenditori, associazioni, movimenti, singoli, gruppi che di fronte ai problemi non dicono se ma come. Come posso fare a cambiare le cose? E ce la fanno. Un pezzo di paese straordinario che non viene quasi mai raccontato e che noi cerchiamo di raccontare invece in modo intimista, ponendoci dal lato dello spettatore. Cioè io sono il primo a avere paure, a avere dubbi e quindi cerco di immedesimarmi negli occhi di chi vorrebbe realizzare il proprio sogno, pensa di non può farlo e invece può farlo, no? E quindi l'Italia che cambia c'è, cioè, funziona e la raccontiamo anche su italiachecambia.org e oggi arriva sul palco. Quest'Italia che cambia siamo noi. E al Teatro della Fortuna di Fano invece questo fine settimana andrà in scena Leo Gullotta con Spirito Allegro. Lo spettacolo di Noel Coward per la regia di Fabio Grossi è in programma venerdì 15 e sabato 16 alle ore 21 e domenica 17 gennaio alle ore 17. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, che torna puntuale domani sera alle 20:30. Buona serata.